Ehi, a proposito, non ti sento più parlare... Come si chiama? Della ragazza cinese. Ehi, ma l'ha lasciato 2 mesi fa. No. No, no, non lo ricordo. Ne sono uscito a testa alta. Amore mio, c'è testa alta, lasciate, basta. Ma però mi ha lasciato perché, anzi, mi ritenevo troppo intelligente. Dici, tu sei troppo intelligente. Chiaro, chiaro. Tu per lei troppo intelligente. Me l'ha detto, me lo diceva. Mentre facciamo l'amore, me lo diceva. Troppo colto, troppo colto, troppo colto. Ho studiato, per forza. Lo vedi che alle volte studiare non serve. Come ci spogliavamo? Troppo colto, troppo colto. La cultura. Dunque, la lastra. Eccola qua, sì, infatti. Stamattina abbiamo parlato col collega. Niente, qui c'è una evidente costola rotta. Ah, e che faccio? Mi ricovero? No, vediamo una sistemata col Photoshop. Ah. E poi sta a posto. No, no. Okay. Ma io ho dolore ancora. Forza, nel pomeriggio metteremo mano al computer. Ah, ok. Abbiamo scaricato questa applicazione da ieri, allora mo la stiamo usando con tutti i pazienti, va bene. Quindi me ne posso andare? Eh sì, normale. Tutto a posto. Tranquillo. Ciao. Senti, ti faccio tutto quello che tua moglie non ha voglia di fare. Sì? Sì. La fai la parmigiana? La parmigiana? La parmigiana. Oh. Blappi. C'è una bella parmigiana. E la parmigiana? No, è quella. Sai quando uno è fissato la parmigiana? Sì, sì. Da bambino la nonna la faceva la grande. Ah. Poi ho sposato a questa. Guarda, cioè, niente, non è che impara poi negli anni. Niente. E cannelloni? No, va la pelle. No, non esiste. E proprio ci tengo a salire la parmigiana. Allora, dobbiamo fare una lista di tutte le cose che servono. A disposizione. Prendi carta e penna. E non ce le abbiamo. Allora, scrivi carta e penna. Ognuno di noi vuole risolvere i propri problemi, normali, sì, però non è che uno può... Cioè, io sono qui per questo, proprio per dare un consiglio, ma senza conoscere la persona, come faccio? Quello... Fammi capire, dimmi una cosa, parlami del tuo passato. Verdure, carote e cipolle. Ci metto un po' di tutto, diciamo. Viene bene, sì. Devo dire, un poco di olio a crudo. Forse è meglio. Quello... Oggi non è il calcetto. Beh. In televisione non fanno niente. Stasera mi porti a cena? Non esco con donne sposate. Mi dispiace. Marco, ma io sono tua moglie. Non faccio eccezione. E questo è di coerenza. Lo so. Madonna, che succede? Che succede? Ciao, piangere in mezzo alla strada? Perché piangi? Quale problema incombe? Don Dino, non so più che pesci prendere. Quante volte è successo a me? E che hai fatto? Ho comprato la porchetta. Oh, l'alternativa quella è. Scusate. Dottoressa? Che state facendo? È quello che ha detto lei stamattina. Ha detto porta il paziente a fare il prelievo. E l'abbiamo portato. Beh. Ma io i soldi non ce li ho. Che ti devo dire? La dottoressa così ha detto. Beh, dai, scendi. No, aspetta. Che? Ti devo dire una cosa. Che è successo? Marco, tu eri il mio ieri, sei il mio oggi e sarai il mio domani. Cazzo, 3 giornate di merda. Quanti anni fa? E si dice che sei una persona, che gli devo dire, dottoratti? Sarà che c'è un debole per la lingua pugliese o c'è un debole per quest'artista? Lei prima ha detto Tom Cruise. Ma che ce famo con Tom Cruise? Però prima o dopo Uccio De Santis qui lo devo avere. Lo chiedo anche alla produzione. Potremmo avere Uccio De Santis? Ma quando... Tor Battista. Dottor Ammazza Battista. Che produzione che ha, CNN! Ti vedrei con un camice. Giudice. Buonasera. Ma è lo stesso della... Questi sono forti, è una produzione, io non ci puntavo una lira, invece eccoli qua. Ti dico Uccio De Santis. Apro una parentesi, c'è una gallina che vorrebbe deporre, quindi non so che possiamo fare. La possiamo fare entrare o no? Penso che... Ragazzi, non siamo bene. Allora Maurizio, io ti vedrei con il camice, perché le barzellette poi, carabinieri, medici vanno per la maggiore, e io Battista lo vedrei, d'accordo con me, signor giudice, con un bel camice, perché... messo in corsia funzionerebbe alla grande, che dice? Sì o no? Sì. Ieri stavo in tribunale,
guarda, questa te la voglio dire perché stavo in tribunale e si è alzato il giudice a un certo punto, bene, visto l'articolo tal di tale, devo dire che l'imputato ha ragione, però c'è un però, visto quest'altro articolo, anche la parte offesa ha ragione. Si alza uno, dice, e chiedo scusa, signor giudice, ma non è che possono avere ragione tutti e due, hai ragione pure tu. Questo è. Così, in tribunale. Comunque tu chiedimi, quando hai detto la prima barzelletta? Maurizio, chiedimelo. Ho una curiosità oggi. Ah, guarda un po', che cosa? Ne parlavo pure con Vittorio poco fa, ma tu la prima barzelletta, quando e dove l'hai detta? Per vincere la timidezza. Addirittura. Lo dico anche agli amici, siete timidi, dove c'è la comicità è più facile farsi conoscere. Io utilizzavo la barzelletta per conoscere le ragazze, però non le sapevo raccontare. Fu mio fratello che mi aiutò. Poi ti dico qual è stata la prima barzelletta, te la dico adesso. Una famiglia di cannibali. Tu hai presente una famiglia di cannibali? Tanti cannibali, papà cannibale, mamma cannibale, figlio cannibale. E che tutti cannibali? Fai la faccia del cannibale, come sarebbe la faccia del cannibale? Beh, questa. Tutti cannibali, la mamma va dal figlio cannibale e dice: papà ieri ha catturato 1000 uomini, domani la mamma ti può fare la Pasqua con i piselli. L'hai capita questa? Pozzozza, l'orario mondare. Ma guarda. Comunque, per vincere la timidezza, mio fratello disse: impara una barzelletta e conosci le ragazze. Non le sapevo dire, allora feci una prova, perché andai da questa ragazza, non si mise a ridere. Allora feci una prova, mi disse questa barzelletta, andai davanti allo specchio, sai quando tu provi uno spettacolo, vai davanti allo specchio, feci le prove della barzelletta, andai da mio fratello, dissi la barzelletta e lui disse: se la dici così è una tragedia, troppo, devi dirla con più entusiasmo. Allora il giorno dopo, davanti allo specchio, ho ripetuto la barzelletta, tornai da mio fratello, dissi la barzelletta, la stai dicendo meglio. Va meglio, però non ancora. Terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, sempre la stessa barzelletta, sai che devi essere costante. Andavo da mio fratello, la ripetevo, fino alla fine mi sentii sicuro, era sabato, non lo scorderò mai, era sabato, questa ragazza era bella, bionda, andai da questa ragazza, raccontai la barzelletta e la ragazza si mise a ridere, finalmente si mise a ridere. Però mi guardò così, disse: mi dispiace, questa barzelletta proprio ieri me l'ha detta tuo fratello e mi sono messo con lui. Ma ci parli ancora tuo fratello? Mio fratello. Ci parli ancora? Sì, ci parlo. Maurizio, ma che barzellette piacciono a te? A me piacciono le barzellette che tu non conosci per niente, quelle sui carabinieri. Carabinieri? Che a te non ti piacciono, vero? No, non mi appartengono. Una volta, strano che non ti restano. Una volta, a me piacciono quelle freddure, sono anche carine. Stavano due marescialli l'altro giorno, uno disse all'altro: senti, noi qui ci sono tante persone pericolose e quindi bisogna sempre stare sul chi va là. E l'altro: sì, ma là dove? Bisogna stare sul chi va là. Ma là dove? Giustamente, fanno queste frasi e le lasciano incompiute, pensa un po'. E tu, insomma, vedo che con loro hai un buon ascendente, è vero? Oppure ce n'è una molto carina anche, che quelle che comprano l'orologio. Questo orologio è fantastico, guarda, maresciallo, è fantastico, però mi dispiace che ho pagato un sacco di soldi questo orologio e mi hanno fregato. Come mi hanno fregato? Mi hanno fregato, ti assicuro che mi hanno fregato, perché mi hanno assicurato che con questo orologio posso fare anche la doccia. E me? Come me? L'acqua da dove esce? Da dove esce? Non è mai. Giudice, l'ha capita, giudice? Questa della doccia è bella. Cioè, che l'acqua dove usciva. Maurizio, nell'attesa sta bene, ho conosciuto una ragazza fuori. C'era una ragazza. Ma truccatrice, no? No, una ragazza che poi io in zona spesso vengo, no? Allora, questa ragazza però non l'avevo mai vista. Ho detto: ma di che zona sei? Ha detto: ma vuoi sapere la città o il colore? Imbarazzante questa cosa qua. Allora non sappiamo più come uscirne. Non la capisci. Guarda così. Questa non l'ho capita davvero. E poi gliela spiego. Pensa, Giulia, quando si sveglierà e si accorgerà che sta in uno studio. Adesso Maurizio mi devi fare un favore, mi devi aiutare, perché ho fatto una richiesta, era il 15-20 dicembre e ancora devono arrivare, devo fare un sollecito, un foglietto, una penna, hai qualcosa? Ecco, foglietto, no, per questa produzione. No, non lo so, la tua scrivania, ecco qua. Ecco qua, allora, c'è tutto. Perché è in Belgio, dobbiamo mandare questo sollecito. Mi metto pure il cappello, oi? Sì. Ti piace più cose, no? Fa più. Questo sollecito, vai. Allora, in seguito... Parla piano, io scrivo lento. In seguito alla nostra richiesta... Domanda, in seguito o attaccato? In seguito, fallo staccato. No, attacca. In seguito alla nostra richiesta, siamo qui a confermare... Despiano. Siamo qui a confermare l'ordine. L'ordine. Ho detto scrivi tu, perché io è facile l'ordine, che parlo, ma no, perché l'ordine. Sai, ha parlato bravo, e a scrivere che faccio scrivo. L'ordine. L'ordine dei due cani due belgi. Cani belgi.
due cani? Belgi. Belgi. Due cani. Un po' una forzatura. Due cani belgi. Siamo qui con due cani belgi. Due cani, cancella, due cani belghi. Belghi. Siamo qui a come, reggi la frase come sembra. Siamo qui due cani belghi. Bel, e prima avevamo detto? G. Belgi, belghi. Non so, pare che lo sta a chiamare. Belghi, belghi. No, no, non va, no, è anche... Allora, fermare. Due cani belgi. Senti, Fenaco, scrivi così. Siamo qui con un cane belga, anzi no, due. È sempre meglio di uno. Ah, così non ci sbagliamo. Uccio De Santis è stato con noi, con i suoi due cani. Belghigi. Uccio De Santis. Grazie a Maurizio, giudice, arrivederci, grazie. Grazie della compagnia.